Daniela. Mi raccomando, ricordatevi di iscrivervi al canale e di attivare la campanellina così da non perdervi i prossimi video. Oggi video molto molto importante perché me l'avete richiesto in tanti qui su YouTube, ma in tantissimi anche su Instagram, quindi mi rendo conto che magari è un argomento che interessa a molte di voi. E quindi immagino che se avete letto il titolo avete già capito di che cosa parliamo. Parliamo di riordino, ordine, nel dettaglio ordine, organizzazione, dei giocattoli dei vostri bambini. Come organizzare i giocattoli, come evitare di trovarsi con armadi che esplodono, con giocattoli dappertutto, in ogni angolo della casa, anche nella vostra lavatrice. E sì, partiamo da un presupposto fondamentale, ovvero che è praticamente impossibile o comunque molto 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 difficile chiedere a un bambino quali sono i giochi che gli piacciono davvero, che cosa gli dà gioia. La fatidica domanda a un bambino è difficile farla perché al 99% vi risponderà che tutti i suoi giochi gli piacciono, che tutti i suoi giochi sono fondamentali e che lui non può rinunciare a niente. O alla peggio vi ritroverete con una bambina, ad esempio parliamo al femminile perché io sono stata una bambina, 50 Barbie, e la risposta è sì, questa la posso buttare, magari la Barbie con la testa staccata o con i capelli tutti bruciati perché abbiamo cercato di asciugarli con le phon, ok? Ecco, per evitare di trovarvi in questa situazione vi volevo dare qualche consiglio pratico per uscire dal panico bambini e dal panico giocattoli ovunque. Primissima cosa, è importante guidare con l'esempio i vostri bambini, quindi se voi siete delle persone ordinate, le probabilità che anche i vostri bambini diventino delle persone ordinate o che pian piano imparino a mettere in ordine i loro giocattoli, quindi a considerarli di valore, quindi a dare un valore alle loro cose e a trattarle con rispetto, sono molto più alte. Quindi partite da voi stessi, questo è il primo consiglio pratico che vi voglio dare. Diventate voi delle persone ordinate e i vostri bambini saranno delle personcine ordinate. Se avete un problema di disordine grosso con i vostri bambini, probabilmente anche loro, anche voi, avete qualche piccolo dettaglio da rivedere e magari non state proprio dando il buon esempio, non prendetemelo con un giudizio, ma magari fate vedere di più al vostro bambino che ogni cosa nella vostra casa ha il suo posto. Mettete in ordine con lui, la classica frase: io ora preparo la cena, tu mi raccomando riordina tutti i giocattoli. E poi ve li ritrovate sotto il letto, tutti buttati nell'armadio, non serve a niente, il bambino deve avere un posto, esattamente come noi, per riporre i suoi giocattoli. Perché provate ad immaginarvi, voi avete 10 braccialetti, se non avete un portagioie, uno scomparto nel cassetto dove metterli, qual è il rischio? Che li mettete tutti nel cassettino del bagno, che li lasciate tutti sul ripiano del bagno o che li buttate tutti nel cassettino del comodino, nella scrivania? Ecco, succede a voi, succede ai bambini soprattutto se siete delle mamme o dei papà o avete parecchi parenti e siete sommersi da regali, il secondo consiglio che voglio darvi è cercate di istruire chi vi sta intorno e quindi evitate di sovraccaricare i bambini di regali e di giocattoli per due motivi. Il primo è che un giocattolo è bello quando è nuovo, ma dopo poche ore, se siete sfortunati, dopo qualche giorno, se siete molto fortunati, diventa un giocattolo noioso che probabilmente verrà accantonato. Poi ci sono casi limite, quindi qualche giocattolo rimane per sempre e va bene, però sono più numerosi i casi che vi ho descritto prima. E quindi la prima cosa, dicevo, guidare con l'esempio. La seconda cosa, non sommergere un bambino di regali, di giocattoli. E la terza cosa, che probabilmente è la più importante che vi ho un attimino accennato, è avere uno spazio dedicato. Io trovo che, ad esempio, quel mobile dell'IKEA fatto tutto a cubotti, che credo si chiami Kallax, adesso non mi ricordo, comunque sicuramente ce l'avete presente, ma magari vi metto un'immagine, sia un ottimo modo per organizzare i giocattoli dei bambini. E anche qui apriamo. I motivi sono tre. Il primo è che potete utilizzare dei cestelli e quindi ovviamente mettendo i giocattoli all'interno
quando saranno lì dentro vi sembrerà di non esserne sommersi, invece averli magari tutti esposti, eccetera, può creare un pochino più di confusione anche a livello visivo. Il secondo motivo è che il bambino saprà che, ad esempio, in quello scaffale, in quel cestello che magari è di un colore piuttosto che di un altro, ci vanno, che ne so, tutti i dinosauri, nell'altro tutte le macchinine, nell'altro tutti i giochi da tavola, ok? Lo aiuta perché nel momento in cui voi gli dite fai ordine, lui prende il pennarello e sa bene che tutti i suoi amici pennarelli sono in quel cestello e quindi sarà più facile per lui andare a riordinarli. E il terzo motivo, che probabilmente è il più importante, è che tramite un'organizzazione di questo tipo voi potrete girare ciclicamente i giocattoli ai vostri bambini. Che cosa intendo? Un bambino appunto tende a stancare dei giochi. Quante volte vi è capitato magari di regalare per Natale un giocattolo costosissimo che gli è piaciuto tantissimo subito, che l'ha voluto tantissimo, magari vi ha rotto le scatole per mesi e poi dopo poche ore, anche dall'apertura, si è stufato di giocarci. O dopo qualche giorno magari avete cercato di riproporgli il gioco e non gli è piaciuta l'idea e quindi voi vi siete chiesti ma perché gliel'ho comprato se effettivamente non gli piace. Il problema non è che non gli piace, è che ci ha buttato tutte le sue energie, quindi l'ha esaurito il piacere per quel giocattolo. Ciclare i giochi e le attività, perché io sono una grande sostenitrice delle attività piuttosto che i giochi, nonostante io fossi sommersa di giocattoli da bambina, però ero anche una bambina molto creativa, quindi mi inventavo delle attività anche da sola, ritagliavo, facevo cose. Ah, sorvoliamo, ero una perfezionista anche all'epoca, ritagliavo tutte cosine piccoline, le mettevo tutte in ordine. Vabbè, però anch'io ho buttato tanti giochi sotto il letto, quindi so di che cosa parlo, ve lo assicuro. Dicevo, quindi delle attività, è importante appunto proporre al bambino delle attività diverse, anche di settimana in settimana. A voi costerà 10 minuti del vostro tempo per togliere, che ne so, il puzzle e mettere il forza 4, togliere la bambola e mettere due Barbie, ci siamo capiti, ok? Quindi prendete un mobiletto che sicuramente avrete nella camera del vostro bambino e invece che lasciargli tutti i giochi disponibili, alcuni toglieteli. Quindi dategli l'opportunità di vederli ciclicamente, quindi di non averli sempre tutti disponibili, in modo da evitare che lui o si fiondi sempre sullo stesso e lo stufi, oppure che li stufi tutti. E quindi c'è sempre quella novità, perché dopo qualche mese lo stesso giocattolo che gli avevate regalato 4 mesi prima diventa un nuovo giocattolo se lui non l'ha più visto, ok? Ci siamo capiti? Spero di sì. Mamme, papà, tutti voi che avete dei bambini o fratelli maggiori, insomma, chiunque sia qui a guardare questo video dedicato appunto all'organizzazione dei giocattoli, mi faccia sapere qui sotto nei commenti che cosa ne pensate di questa organizzazione, se per caso vi è già capitato di attuare qualcuno dei consigli che vi ho dato e mi piacerebbe appunto sapere quali sono state le vostre esperienze con i giocattoli e spero che questo video vi sia stato utile o che quantomeno vi abbia dato qualche spunto per cambiare magari la vostra organizzazione in casa dei giocattoli. Io vi mando un bacione grandissimo e noi ci vediamo con il prossimo video. Ciao!